questo è solo l'inizio. Tra l'altro, altra cosa curiosa, venerdì scorso c'erano 4 milioni in giro per il mondo, oggi non so quanti milioni saremo. Io non ho letto neanche di uno specchietto di un'automobile rotto. Sarà un caso? Io non penso. Vuol dire che quando qualcuno inizierà a spaccare uno specchietto, vuol dire che staremo iniziando a dare veramente fastidio e inizieranno a infiltrare un po' di persone alle nostre manifestazioni. Perché non c'è stato uno specchietto rotto, perché siamo qua come cittadini del pianeta. Nessun simbolo, nessuna bandiera, solo cartelli meravigliosi, Hugway to Hell, che bello, solo cartelli meravigliosi che noi abbiamo fatto su cartone riciclato, chiusa parentesi, credo che siamo coerenti. Signori, questo non è mai successo! Ci sono almeno tre motivi, quattro, facciamo tre motivi per cui oggi noi siamo qua, almeno tre. Primo motivo, le azioni personali, signori, mi spiace dirvelo, non bastano più. Non bastano più il fatto che noi usiamo la borraccia, e comunque dobbiamo usare la borraccia, il fatto che usiamo meno l'automobile, il fatto che isoliamo le nostre case, non basta più. Noi mettiamo 9 tonnellate di CO2 a testa ogni anno, tutti noi. Facciamo un sondaggio, qualcuno qua ha una casa? Alzate la mano se avete una casa. Grande. Qualcuno qua mangia? Grande. Se avete una casa riscaldata, sono una tonnellata e mezza all'anno che mettiamo tutti noi. Se qualcuno mangia, magari anche carne, 2,5 tonnellate all'anno. Signori, tutti noi emettiamo e possiamo passare da 9 tonnellate anche a 3-4 tonnellate che mettiamo all'anno. Ma questo non basta. Abbiamo 10 anni per cambiare un sistema che non ci permette di non emettere emissioni. Noi mettiamo 9 tonnellate. Perché in Bangladesh ne mettono 0,5? Perché sono bravissimi? Forse no, perché il sistema in cui viviamo non ci permette di vivere senza emettere CO2, perché, punto di domanda gigante, viviamo in un sistema alimentato a combustibili fossili. Incredibile, notizia clamorosa, nessuno lo sapeva, noi importiamo l'80% dei combustibili fossili che bruciamo da fuori, è la cosa più stupida dell'universo, perché tutti pagano di più l'energia, le aziende pagano di più l'energia. Noi come Fridays for Future chiediamo tre cose, le abbiamo riassunte in un acronimo facilissimo: futuro, fuori dal fossile, perché se non usciamo dal fossile è importante raccogliere la cartaccia, è importante raccogliere il mozzicone, è importante usare la borraccia, assolutamente, ma se non usciamo dal fossile, che battaglia è? È giardinaggio, signori miei, questo non è ambientalismo, diventa giardinaggio.